Oltre 200 espositori, una ventina di nuovi artigiani e un obiettivo, bissare il successo dello scorso anno quando in 10 giorni a Cisone arrivarono 350.000 persone. Dall'8 al 17 agosto, quello che è stato eletto come uno dei più bei borghi d'Italia è pronto a trasformare ogni portico, ogni cortile in un'antica bottega. Per la 34esima edizione di Artigianato Vivo, al lavoro non solo 500 volontari, ma un paese intero. Quest'anno la Proloco metterà a disposizione dei visitatori addirittura un laboratorio per la soffiatura del vetro. Potranno vedere la soffiatura del vetro, la realizzazione di alcuni oggetti di circa di dimensioni fino a 30-40 cm di diametro. Potranno vedere anche tante altre cose legate all'artigianato del legno, della lana, del feltro, della ceramica. Come ogni anno puntiamo molto sugli artigiani, su spettacoli musicali, una nutrita parte culturale perché abbiamo personaggi illustri, abbiamo Sara Simeoni, un orgoglio dello sport italiano, poi abbiamo una serata con la Fellini, la nipote di Fellini, una serata un po' particolare con tutta la squadra dei mondiali di gelateria. Perciò siamo veramente orgogliosi di tutto questo. Grandi festeggiamenti, 34esimo anno, con anche grandi obiettivi, visto l'acquisto delle case Marianne da parte dei ragazzi della Proloco. Insomma, venite a Cisone perché sicuramente Cisone vi stupirà ancora una volta. Previsto anche un gemellaggio con le frecce tricolori, in piazza arriverà un G91 restaurato. Per il settore dell'artigianato la manifestazione di Cisone è una vera boccata d'ossigeno. In questo momento che stiamo attraversando un momento difficile, difficilissimo, diciamo che Artigianato Vivo è l'unica consolazione che abbiamo perché riusciamo a mettere in mostra i nostri artigiani, renderli visibili e soprattutto mettere in mostra quello che sanno fare.